La lettura della Santa Messa di oggi, domenica di Quinquagesima del rito antico, ci propone l'annuncio di Gesù agli apostoli che una volta andati a Gerusalemme, Gesù sarà arrestato, torturato, crocifisso e morirà, però poi risorgerà. Il Vangelo dice che gli apostoli non capivano quello che Gesù gli stava dicendo. Il Vangelo è molto sincero con le chiusure degli apostoli e, se vogliamo, è una prova della sua veridicità. Il Vangelo non è il racconto di superuomini che facevano cose strabilianti, che credevano subito, che avevano la totale fiducia in Gesù. No, dice che erano uomini che ancora dovevano fare un cammino e che erano stati chiamati a una missione, ma ancora dovevano lavorare parecchio per essere pronti a farlo. In questo momento evidentemente non erano ancora pronti e lo avrebbero dimostrato anche il Venerdì Santo. Tutti fuggirono a parte Giovanni. Quindi è una consolazione anche per noi quando vediamo le nostre debolezze, i nostri peccati, i nostri tradimenti, i nostri rifiuti di ascoltare Gesù. Ecco, possiamo vederci negli apostoli e tornare attraverso il sacramento della confessione con una buona penitenza, possiamo tornare a essere graditi a Dio. Perché noi non comprendiamo, molto spesso noi abbiamo due atteggiamenti opposti, quello di elevarci di pensare che siamo chissà che cosa, o di deprimerci e pensare che non valiamo nulla. Non è vera né una né l'altra cosa. O meglio, quando noi cadiamo, il Signore è tanto buono, tanto misericordioso, che è pronto a rialzarci, però dobbiamo rialzarci. E se abbiamo peccato, dobbiamo tornare da Lui attraverso il ministro che ci assolve, e allora possiamo ricominciare a camminare. E quando cadiamo di nuovo, noi ci rialziamo dello stesso modo. Non c'erano situazioni nella mia gioventù in cui io, sono sincero, dovevo confessarmi ogni 2 o 3 giorni, perché c'erano situazioni che andavano riparate e andavano confessate. Ma non ho mai rinunciato a questo, non ho mai pensato che il Signore non mi perdonerà, il Signore, io sono troppo peccatore. No, sono caduto, rialzato. E il Signore ha fatto dei miracoli, aiutandomi a superare quelle situazioni in modo definitivo. Quindi il Signore è buono, è misericordioso, però noi dobbiamo fare il nostro, cioè dobbiamo rialzarci o farci aiutare a rialzare e andare da Lui dopo che abbiamo peccato e chiedere perdono e ottenere la soluzione dei nostri peccati. Sempre questo Vangelo ci propone un altro episodio, l'episodio del cieco di Gerico. Questo cieco sente del trambusto, perché ovviamente non ci vede, quindi non può capire, chiede che cosa sta succedendo, dice sta arrivando Gesù. Allora lui fa una vera e propria professione di fede nel Messia, dice Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. Figlio di Davide, questo significa Gesù Messia, tu sei il Messia, abbi pietà di me. Quindi è già la sua cecità è una cecità soltanto fisica, non una cecità di fede. C'è quello di cui dobbiamo preoccuparci, quindi non sono i problemi fisici, i problemi gravi ci sono quando la nostra anima è essere chiusa, quando siamo lontani dal Signore, quello è il grave problema. L'episodio del Vangelo continua e lui chiama appunto Gesù, chiamandolo proprio facendo questo atto di fede, ma gli dice: stai zitto. Cosa succede? Gli apostoli, i discepoli, quelli che erano attorno a Gesù, dicono: quest'uomo, questo cieco, stai zitto. Non disturbare, tu stai gridando troppo, disturbi, stai facendo troppo chiasso. E lui, come risposta, non per si perde d'animo, grida ancora più forte: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E allora Gesù lo sente, lo vede e lo guarisce. Da questo episodio possiamo trarre alcune lezioni. Non stanchiamoci mai di chiamare il Signore nel momento della nostra cecità. Non stanchiamo mai quando siamo nel buio. Io qui voglio parlare dei problemi di fede, problemi spirituali, non dei problemi fisici. Sono importanti ovviamente, ma ancora più importanti sono i problemi spirituali. Quindi
Quando siamo nel buio, quando non abbiamo la forza, quando siamo a terra, chiamiamo a Gesù in che venga il nostro aiuto. E Gesù viene in nostro aiuto. Quando abbiamo delle malattie spirituali, chiediamo aiuto a Gesù e Gesù ci aiuterà, Gesù ci guarirà. Capita, come capita oggi anche nella Chiesa, che ci sono persone, parlo della Chiesa, parlo della gerarchia, nel clero, che piuttosto che avvicinarci a Gesù ci dicono di stare zitti, di stare lontani, non disturbarlo. Però noi non dobbiamo preoccuparci, noi dobbiamo continuare e gridare ancora più forte e Gesù ci ascolterà. E soprattutto dobbiamo provare amore e perdono per chi ci cerca di impedire di entrare in contatto con Gesù. Perché esattamente come loro sbagliano in quello che stanno facendo, noi sbagliamo in qualcos'altro. Se vogliamo la misericordia del Signore per ciò che sbagliamo noi, dobbiamo avere anche noi misericordia verso gli altri. Quindi, questo episodio è l'episodio in cui ci parla di una grande fede, di una persona malata, in questo caso malata fisica, non ci vedeva, che chiede aiuto, che riconosce in Gesù il Messia, il Figlio di Dio. E chiede aiuto e lo ottiene, nonostante ci sia qualcuno che glielo voglia impedire. Quindi abbiamo anche noi questa fede, abbiamo anche noi questa fiducia e rivolgiamoci a Gesù che è Dio. Noi non siamo coscienti di quanto Gesù può cambiare la nostra vita, darci guarigione anche fisica. Non per niente, lui ci ha detto che se abbiamo fede come un granello di senapa, noi potremo spostare le montagne. E entriamo in tempi in cui la separazione tra chi fa il male e chi fa il bene sarà ancora più netta. E per noi che saremo fedeli, se riusciremo a rimanere fedeli, se avremo questa grazia, il Signore farà in noi delle meraviglie mai viste, sia dal punto di vista spirituale sia dal punto di vista fisico. Quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è rimanere fedeli. Rimaniamo fedeli a Gesù, rimaniamo fedeli al suo amore, rimaniamo lontani dal peccato, se cadiamo, rialziamoci e attraverso il sacramento della confessione torniamo a Lui. Così il Signore ci arricchirà, ci darà tutti i suoi doni e soprattutto ci guarisce. Non dimentichiamo una cosa, che quella preghiera, immediatamente prima della Santa Comunione, che in italiano si recita così: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. È sbagliata. Non è un errore di traduzione, è una traduzione inventata perché in tutte le altre lingue, anche nella messa attuale, è stata tradotta in modo corretto. Questa preghiera in modo corretto recita così: O Signore, non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e la mia anima sarà guarita. Quindi noi preghiamo Gesù di guarire la nostra anima. Preghiamo Gesù di guarire la nostra anima, affinché Lui possa regnare nel nostro cuore. Saremo sempre poveri, saremo sempre miseri, saremo sempre peccatori, ma porteremo la luce in noi, non la nostra, ma la sua.